Presidente, salve a tutti. Io con questa dichiarazione finale dichiaro ancora una volta l'impegno della Giunta Capitolina a portare avanti le linee guida definite da questa delibera di indirizzo. Partiranno quindi tutti gli studi che saranno necessari a definire un sistema di congestion charge qui per Roma Capitale, a verificare tutte le attività preliminari sia d'analisi di studi tecniche, perché un sistema di questo tipo presupporrà anche un investimento o comunque una infrastrutturazione tecnologica abbastanza importante e avanzata. E di questo tipo di intervento ne ho parlato anche a Tokyo proprio l'altro giorno e devo dire che anche sullo scenario internazionale sono molto interessati a tutte le attività legate alla mobilità che stiamo portando in atto al di là di questa specifica legata alla congestion charge. Quindi insomma colgo anche l'occasione per riportare all'Aula il fatto che in uno scenario globale l'attenzione su Roma è presente, c'è stata anzi grande soddisfazione da parte dei delegati delle diverse città a livello mondiale su tutte le attività che Roma sta portando avanti. Quindi, insomma, rinnovo quindi l'impegno della Giunta in questa direzione e credo che siamo fermamente pronti per dare alla città quei cambiamenti importanti di cui necessita, cambiamenti che avranno degli impatti sulla qualità di vita dei cittadini e soprattutto su chi vivrà la città anche nel futuro. Grazie.